Este. E stamane si diceva anche a Udine, nuova manifestazione No Vax e No Green Pass, oltre a un centinaio di persone si sono date appuntamento in piazzale Chiavris per poi raggiungere in corteo vietato dalla Questura, piazza Primo Maggio, unico luogo autorizzato per la manifestazione. Traffico cittadino bloccato e in tilt e momenti di tensione anche qui quando le forze dell'ordine hanno cercato di far rispettare le regole. Allora sentiamo il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, intervistato da Giovanni Tormina. Nonostante la precisa richiesta da parte del Questore, con cui abbiamo condiviso l'inopportunità di fare quella manifestazione in altri posti e quindi indirizzarle come sempre stato in piazza Primo Maggio, oggi si sono organizzati un centinaio in piazzale Chiavris. Ovviamente è stato, anzi l'impegno delle forze dell'ordine è stato importante per evitare che ci fossero invasioni anche della sede stradale. E a tutt'oggi, insomma, al momento mi risulta che la situazione sia sotto controllo, però insomma, l'inottemperanza c'è stata e quindi le conseguenze anche di rilievo penale. Ci saranno le stesse conseguenze di Trieste? Sicuramente, visto che la situazione è molto simile, adesso vediamo, sono in corso accertamenti per vedere quanto intralcio e quanto occupazione c'è stata della sede stradale e quindi anche la libera circolazione dei veicoli.